Bentornati amici del campionato universitario, la sfida tra Chiavo Veronica e Sesto Best. Entrambe le compagini ricominciano questo campionato a quota 8 punti. Per il Chiavo Veronica nell'ultima partita c'è stato un pareggio contro il Bacianicchi, invece il Sesto Best viene reduce dalla vittoria contro l'Aston Birra. Si parte subito all'attacco col nuovo arrivato Curia, che mette al centro Rigoni, la conclusione Murato. Allora allarga il gioco sulla sinistra per Magistrelli, che punta l'uomo, cerca il fondo, palla al centro, arriva Curia ed è il vantaggio del Sesto Best, 1-0 col nuovo arrivato. Curia salta l'uomo con un doppio passo, entra in area di rigore, lo mette al centro, sfiora il raddoppio il Sesto Best. Riparte il Chiavo Veronica, la palla si allarga, entra in area di rigore, sbaglia la conclusione di pochissimo, sfiora il pareggio Bozzetti. Testa alta, cerca la riapertura dall'altro lato, la trova, possesso palla del Sesto Best che si avvicina sulla tre quarti. Magistrelli punta l'uomo, lo salta, prova la conclusione, risponde De Carlo in due tempi, si salva il Chiavo Veronica. Intercetta Spinoglio, riesce a tenere lotta ma Rigoni non lo molla, ancora Spinoglio, entra in rigore, cerca una soluzione a metà tra la conclusione e il passaggio sulla destra per Garbagnati. Non fa bene nessuno delle due, è occasione sprecata per il Chiavo Veronica. La palla rimane in possesso di Curia, che torna indietro e riparte da Rigoni. Playmaker basso questa sera, la conclusione di sinistro e c'è il gol inaspettato. Raddoppio, infortunio di De Carlo. Curia allarga sulla destra per Magistrelli. Magistrelli punta un uomo, va sul fondo, la mette al centro. Rimane lì Curia che all'improvviso esplode il sinistro e sfiora il 3-0 il Sesto Best. Ricco, Cesarotti da fuori, la conclusione ed è il 3-0 del Sesto Best, una partita che sembra chiusa in questo momento. Magistrelli recupera il pallone sulla tre quarti, rimane lì in area di rigore davanti al portiere col mancino ed è il 4-0. Uomo, testa alta per Curia, punta un uomo il 22 del Sesto, riallarga il gioco, la conclusione, palo di Ricco. Oh, va, la palla rimane lì, lottano e Magistrelli spazza di tacco. Ricco la mette giù bene, torna sul destro, giocata fine, ma la palla va tra i piedi di Spinoglio, la conclusione, la risposta di Tomé. Guarda il cronometro all'arbitro, l'ora per Magistrelli. Curia sulla tre quarti, combina con Magistrelli, in area di rigore davanti al portiere. E grande la risposta di De Carlo, che in conclusione del primo tempo nega il 5-0 all'attaccante del Sesto Best. Un primo tempo che ha visto dominare i rossoblù, che sono riusciti sia a concretizzare le occasioni da rete, sia a costruire un gioco che gli ha permesso di non rischiare quasi mai. E si riparte per il secondo tempo col possesso di palla per il Chiavo Veronica. Sta per Curia in contropiede davanti al portiere, proprio alla conclusione, risposta di De Carlo, ma la palla resta lì, ancora Curia in area di rigore, pallone per Lora e si salva De Carlo, che riflesso, la parata della serata. Rigoni s'accentra, esce De Carlo, arriva Curia, la conclusione, stavolta è gol del 5-0, la doppietta del numero 22 del Sesto, stavolta De Carlo non può nulla. Ricco per Magistrelli che tocca di prima per Lora, la mezza rovesciata deviata in calcio d'angolo. Lora cerca la verticale per Como che se la porta in avanti, supera il portiere col sinistro per il 6-0 del Sesto Best. Magistrelli in contropiede sul lato corto dell'area, palla al centro, Curia ed è il 7-0. Rigoni entra in area di rigore, salta De Carlo e segna il gol dell'8-0, la doppietta personale per il numero 9 del Sesto Best. Spinoglio cerca la conclusione da fuori e fischia alla fine l'arbitro, doveva essere un match combattuto tra due squadre a pari punti a quota 8, invece è stato dominato dal Sesto Best che ha trovato il vantaggio in avvio e non è mai più riuscito il Chiavo Veronica a rientrare in partita.